una gata da vita. Sì. Una gata da vita, yeah, yeah. Uriah Heep. Uriah Heep no. No, quindi sono gli Iron Butterfly. Iron Butterfly. Quelli che hanno inventato il termine easy metal. Inventato loro l'inventato. Da una canzone. Giusto? Esatto. Ah, sei quello che ho fatto il video. Aspetta, un servizio che finirà su Sky on demand. Chi lo demanda? Su History Channel. Invece su Love dei The Cats. Che era un bel disco, cioè bello così. Ah, sì. Per farlo crescere bene in salute. Che io mi ricordo che la mattina era un ottimo disco quello di piacere, perché era il connubio tra l'hard rock e gli ultimi scampoli del. Insomma, praticamente del post-punk, praticamente era bello, cioè un po' di tutto, poi così gli ho messo su ancora. Allora, io metto che volevo tutta la abbastanza tosta, non mi ricordo che gli ho messo. Ma quella perché se l'ha voluto lui. E perché? Perché io senti che sono su Pullman. Domani faccio il terzo grado. No, perché? L'ascolti, Eric? Ma io dico, ma tu ascolti perché? No, bene, ho paura. Dopo intervengo io. No, è andato, guarda. Muori, come dite. Ero strapresa. Erano i... Questo gruppo californiano. Che è stato quel cantante nano italoamericano. Journey. Ah, no. Di metal. Californiano. Che ha fatto anche tutti i dischi in cui loro la categoria della Madonna, però tutti dei... Hanno Viking. No, perché si parla con che anni. Ah, ma di che anno? Fine anni 80. Quindi era appena nato il metal. Sì, appena proprio all'inizio. Allora, cosa si chiama adesso? Il disco ti faceva Kill With Power. Vabbè, qui c'è il titolo. Queen. Diceva Kill With Power. Dai! Sì, sì. No. Che cazzo si chiamano questi qua? Questi qua erano famosissimi perché registravano con... cioè avevano attrezzatura della Madonna per registrare i video, gli effetti delle chitarre erano pazzeschi per l'epoca. Non li conosco. Ma sicuramente li, se ti dico il nome ti ricordi conosce. Sì, sai come fate in questi casi? Non ci penso con me. Tipo di dire, sì. Dopo... Sì. Poi a volte li sono fatti da dire. Cosa? Stavamo parlando di Saggio alla fiamma, non ci ricordavamo il nome, abbiamo parlato di altro, dopo 10 minuti lo guardo, Saggio alla fiamma, ma così mi è passato per la testa e basta. Aspetta, io. Vabbè, meglio del tardi. Dai. Ho a casa filmato lì col sigaro che taglia la legna. Ma lo taggo, sicuro dopo lo taggo. Ti dico fa. Non c'è mai il suo peso. Cioè, perché qua sono guai. Lui ce l'ha il puttino? Sì, ce l'ha. Facendo così è un po' difficile che fai, ormai devo essere. No, dagli una mano, finiscilo te. Andrei, prova te. Prova te, nano. Dai, se abbiamo avuto il pare, sì, dai. Prova. Dai, tocca al nano. Adesso vedrai che lui in un colpo solo lo fa. Ti sta attento, nano, che se prende il coso poi ci sono schegge. Allontanatevi. Prima prendi la mira bene. No, guarda, devi stare ver. È un po' troppo distante. Ma lui guarda come. No, ma lui è duro. Più. Su 4-5 volte, vai su un sasso più resistente, così meno che demolisce tu. Se lo vede il padrone di casa, gli fa pagare i danni. Padrone di casa, già siamo a 95.000 euro. Non è che ti fa venire rabbia? Sei fermato, sì. Se no, adesso così non vedi più niente. No, devi, no, perché ti si sta andando sulla. Ecco, è bravo, la spingi lama. Dentro che trova l'asse giusto in cui la forza grava nel fulcro. No, così, così. Ci vuole un po' di tecnica, nano, non per la forza brutta. Sono un falegna, un boscaiolo. Falegna. Bene, qui sono un boscaiolo, te l'ho per forza, cioè io sto cammino a legna. Ho spaccato la... Hai spaccato davvero la pietra? Ma o era già rotta? No, ma sono più... Adesso l'hai proprio rotta perché l'ho vista. Fanculo! Nano, calmo, non speccare. Aspetta! Forse sbagli la tecnica. Vedi che ti incazzi, cazzo, ma non lo riesci. E ci vuole un beep di sottofondo per censurare. Non riesci a tirarla fuori, che lo prendiamo di là. No, ma no, è andata. Ah, andata. Un altro sasso qui. La spacca. Oh.
Perché paura del... Però si apre sempre. No! Che cattiveria che c'è per... Tira dentro qua il... Aspetta, allontanati! No, no. Vabbè, adesso! Tira dentro! Aspetta. Ecco, no, ma non stare così, metti dentro tutto! Meno male che c'è anche il video, non solo l'audio, però! Vedi, c'avevi ancora i piedi davanti, però! Ci scappava se la tranciata di... No, se vede mia mamma sto video!